Bene, eccoci insieme anche oggi. In studio con noi c'è Alessandro Bianchin, imprenditore di Montebelluna in provincia di Treviso e presidente del gruppo italiano Torrefattori del Caffè. Un gruppo, un'associazione, un'organizzazione cui fanno riferimento 225 imprese del settore. In un recente comunicato l'ha messa giù in maniera dura, segnalando il problema, la gravità della situazione per l'intera filiera che viene definita Horeca, cioè hotel, ristorante e casa per catering oppure caffetterie nel caso specifico. Lei dice nella nota di farsi portavoce di un'intera filiera italiana ormai sull'orlo del baratro e parla anche di ondata di fallimenti che rischia di diventare inarrestabile. Sì, effettivamente è così. Parlo a nome del gruppo italiano Torrefattori Caffè, che è una realtà effettivamente che è sorta nel 1954 come gruppo Triveneto, poi si è estesa a tutta Italia. La gran parte degli associati nostri si interfaccia direttamente con i pubblici esercizi. Pubblici esercizi che risentono notevolmente delle difficoltà del momento dovuti a questi lockdown e limitazioni di orario. Limitazioni di orario che creano una riduzione notevole dell'attività. Del 40% nel 2020. Del 40% nel 2020. Addirittura gli ultimi dati parlano per gennaio di un 70% di riduzione del lavoro e degli incassi per i ristoranti. Ristoranti che ne soffrono molto, ne sono i più colpiti, perché ovviamente la chiusura obbligatoria alle ore 18 porta a non lavorare. Fra l'altro l'intera filiera rappresenta il 18% del prodotto interno lordo del paese. Esatto. Quindi è un comparto filiera, importante. È un comparto importante rappresentato da piccoli imprenditori che però fanno la loro parte per quanto riguarda il gettito fiscale. Ecco, quali sono le proposte che avanzate? Le proposte che avanziamo sono quelle di un'estensione degli orari di apertura, in particolar modo oltre le 18 per i bar e anche per i ristoranti. Ovviamente con le condizioni di massima sicurezza. Le condizioni devono essere di massima sicurezza e siamo pronti a condividere un protocollo con le autorità proprio per evitare assembramenti e garantire la sicurezza ai consumatori. Chiediamo che venga messo in campo anche una grande forza che l'Italia ha, che è quella del volontariato, forza importante che potrebbe essere messa in campo proprio perché non ha un potere repressivo, bensì di controllo, di gestione dei flussi fuori dei locali, e questo è importantissimo. Sì, voi in qualche maniera purtroppo scontate anche colpe che non sono vostre, nel senso che io non ho mai visto l'assembramento per bere la tazzina di caffè, sì. Il problema è la sera con gli aperitivi. Il problema è la sera con gli aperitivi e va gestita la situazione, però effettivamente il mattino e il pomeriggio praticamente non avviene l'assembramento. L'espresso viene in qualche maniera assunto in velocità dal consumatore. È un espresso. Sì, anche se uno si ferma a far colazione, non soggiorna, sì. Ecco, nel locale. Sì, praticamente sono pochi minuti, certo. La presenza del consumatore nel locale per quanto riguarda i pubblici esercizi. Voi, fra l'altro, vi rivolgete anche al Ministero delle Politiche Agricole. Sì. Perché siete coinvolti nella particolarità del vostro settore, vale a dire quello del caffè è una tradizione italiana riconosciuta nel mondo per la capacità, sì, di torrefare, se è corretto il termine, sì, di lavorare la materia prima che però non è nostrana. Sì, effettivamente la materia prima non è italiana, la acquistiamo direttamente dai paesi produttori e quindi il caffè non rientra tra quei prodotti che beneficiano del contributo a fondo perduto
dato alla ristorazione per l'acquisto dei prodotti italiani. E noi chiediamo che venga riconosciuto anche l'espresso italiano, quindi l'acquisto del caffè, in questo contributo, perché è una preparazione tipicamente italiana. È una preparazione che è iniziata nel 1936 ad opera di una persona che ha inventato la prima macchina per caffè. E quindi da lì è nato l'espresso, perché espresso praticamente è un qualcosa di origine esclusivamente italiana. Tant'è che viene tutelato, viene anche, c'è come posso dire, una candidatura quale patrimonio mondiale dell'umanità da parte di un gruppo, di un consorzio, affinché venga tutelato l'espresso italiano, quindi il metodo della preparazione. Infatti, a ben pensarci, forse lei adesso mi smentisce, ma a parte qualche marca che ha un nome di derivazione straniera, cioè caffè stranieri nel nostro paese non ce ne sono. Mi vengono in mente tutti i nomi nostrani, insomma. La gran parte delle torrefazioni sono torrefazioni italiane e con proprietà italiana. C'è qualche gruppo estero che ha acquistato alcune torrefazioni, però sì, non ne è la maggioranza. Il marchio rimane italiano, però, quello che conosciamo. Il marchio italiano. Ecco. La gran parte delle piccole e medie torrefazioni sono a capitale italiano. Sorprende, al di là della tradizione del nostro paese, il numero, insomma, di imprese del settore. Lei mi diceva prima 225 sono quelle iscritte alla vostra associazione, complessivamente, insomma, il numero delle torrefazioni in Italia sono circa 700. Circa 700 torrefazioni. Ecco. Da cosa deriva questa passione per il caffè, per la produzione del caffè? Diciamo che ovviamente dietro a una torrefazione, nella maggioranza dei casi, c'è una famiglia. Una famiglia che opera in ambito solitamente locale, con la propria attività e gestisce la propria zona. Per diventare imprese di grande levatura e di grande dimensione c'è bisogno nel nostro settore di degli importanti investimenti. Investimenti sotto il punto di vista finanziario per sostenere e promozionare il nostro prodotto proprio nel canale Horeca. Ci può spiegare, per farci capire meglio, la genesi della sua azienda? Lei è di seconda generazione, l'hanno fondata i suoi genitori, insomma, sì. Il Caffè Bin, tanto per non far torto a nessuno e rendere merito alla storia della sua impresa. Perché i suoi genitori si sono messi a fare caffè e non un'altra cosa? Mio padre originariamente era un esercente e sostanzialmente gestiva un bar analcolico. Quindi assieme a mia madre, quindi la difficoltà in qualche maniera negli anni 50 di gestire un bar analcolico nel Veneto era notevole. Notevole. Mio padre doveva trovare un qualcos'altro, un plus che potesse far gravitare i clienti all'interno del bar. E quindi ha pensato di acquistare il caffè verde e tostarlo nel retrobottega personalmente con una macchina tostatrice a carbone. E devo dire che ancora conservo quella paletta che praticamente raccoglieva il carbone e lo inseriva nella macchina tostatrice. Ecco. Un lavoro prettamente artigianale. Da lì la mia famiglia è partita, anche poi rivolgendosi ai bar della zona con un marchio proprio. La storia è un po' questa la genesi, ovviamente questa era specifica della sua famiglia, ma è un po' questo rapporto col territorio che porta a questa proliferazione di aziende della torrefazione. È un rapporto profondo con il territorio. Effettivamente
Si inizia sempre con una micro torrefazione per poi cercare di espandersi e lavorare nel territorio limitrofo. Ecco, e la differenza fra un caffè e l'altro? Lo fa la materia prima oppure c'è, per dirle, una via veneta alla torrefazione piuttosto che una via della Campania o della Calabria? Cioè, si torrefa alla stessa maniera o cambia anche da zona a zona? No, allora da zona a zona può cambiare anche la torrefazione, la tostatura del caffè, perché nel nord Italia la tostatura è una tostatura media e dal centro Italia al sud Italia la tostatura solitamente è una tostatura scura. Questo perché il meridionale ama un caffè che abbia molto più corpo e che abbia un sentore con delle note di pan tostato, si dice, che sono delle note non negative ma positive. Per concludere, tornando all'aspetto sindacale, per le vostre aziende ci può essere uno sbocco sul canale della grande distribuzione o, come lei diceva prima, siamo troppo piccoli per poter arrivare a quella dimensione e ci rivolgiamo La espressamente, fa sfida ridere. deve essere questa, quella di cercare di trovare dei canali anche alternativi a quello che è il canale Horeca. E il mondo della grande distribuzione sicuramente che non ha subito assolutamente flessioni nel Anzi, 2020, anzi. anzi ha avuto degli apprezzamenti di fatturato. E poi c'è il mercato delle capsule, che è un mercato molto molto interessante, che per chi ama l'espresso probabilmente fa fatica ad orientarsi, però è il momento di farlo questo, perché il consumo a casa è un consumo notevole. Ci sono aziende di grandi dimensioni che lavorano molto con le capsule. A casa. Grazie. Per concludere con un sorriso, prima mi stavo rivolgendo al nostro ospite usando il termine espressamente, che devo dire, al presidente del gruppo italiano dei torrefattori del caffè, è quanto mai indovinato. Grazie. Grazie, grazie a voi. Buon lavoro, Grazie. speriamo che non vi manchi, insomma. È una delle tante storie legate, ahimè, alla pandemia. Grazie. Alla Grazie. prossima, a voi, l'ospite Alessandro Bianchin, presidente del gruppo italiano torrefattori del caffè. Ci si vede.